Di tutti i discorsi che ho fatto finora, questo sarà quello più politico, ma non nel senso che andremo a parlare di partiti, ma dialogheremo sulla filosofia del diritto, sulla filosofia del governo. Sfrutto il tragico evento che è successo poche ore fa, ovvero il trapasso della povera regina d'Inghilterra, del Galles, della Scozia e dell'Irlanda del Nord, la regina Elisabetta, che ha governato un regno molto lungo, su un regno molto lungo, se non sbaglio 70 anni di regno, dal 52 al 2000, al 2002. Un governo prospero, e ha governato su una nazione prospera, che ha una delle economie più forti del pianeta, una delle monete più forti del pianeta, e un benessere collettivo che è sempre difficile da misurare, ma basato, diciamo, sul potere d'acquisto del cittadino medio, sulle libertà di parola, di pensiero, di religione. Vediamo che lei ha governato su un paese prospero, che tutto sommato sta bene, non possiamo dire che il popolo inglese stia male. Eppure la Gran Bretagna, o meglio, il Regno Unito, è una teocrazia. La regina, e adesso il re, è il capo dello Stato e della Chiesa anglicana. E a tutti gli effetti una teocrazia. Non so se questa sia la definizione proprio specifica, perché c'è differenza tra teocrazie islamiche, teocrazie cattoliche e teocrazie anglicane in alcuni aspetti, ma è una teocrazia. Non c'è una vera separazione tra Stato e Chiesa. Ufficialmente, poi materialmente, certo. Però non possiamo dire che la Gran Bretagna è un paese ateo. Ha molti atei, ma è una teocrazia. Allora com'è che è prospera? Si ripete spesso questa balla, questa fantasia che i paesi atei sono quelli dove si vive meglio, dove si sta meglio. La Gran Bretagna avrà dei difetti, ma è uno dei paesi più potenti al mondo. Dopo gli Stati Uniti è il paese che conta di più sul livello culturale, la lingua inglese, tutte le loro opere, Shakespeare, Shelley, Byron, anche a livello scientifico, dato dei geni come il Newton, come il Maxwell, che vabbè era scozzese, ma delle isole. Quindi prendo a prestito l'esempio della Gran Bretagna proprio per questo motivo. Dov'è che un regnante, un teocrata, sopprimerebbe le libertà individuali e la prosperità? Pure la Gran Bretagna mi sembra sia più prospera della Svezia, ha un'economia più forte, può permettersi di contare più nel mondo, quindi può permettersi anche più risorse. Ma vediamo poi anche altri esempi, la Spagna, anche lì c'è una monarchia, ha un'economia tutto sommato e galoppa. L'Italia non è più una monarchia, ma la maggioranza è cattolica. Un'economia tutto sommato galoppa, tralasciando tutte le crisi che sono state. Ma Germania, economia che galoppa. E galoppa più l'economia tedesca galoppa più dell'economia francese, che è un pochino più atea, c'è cioè una percentuale di atea maggiore. Quindi ecco, magari cari atei, impegnatevi un po' di più sulle statistiche. Smettetela di offendere, perché so già che ci saranno solamente denigrazioni, offese, festeggiamenti per la morte alla fine di un essere umano, di una persona, che secondo me invece ha governato tutto sommato bene su un regno potente.